Si tratta di una collaborazione innovativa che mette insieme, come ha detto il Presidente Gian Guido, due istituzioni, insomma in realtà la nostra associazione è quella dei comuni, perché ci siamo resi conto dalla nostra esperienza nell'ambito regionale che ci sono tante famiglie che non conoscono enormi diritti e l'approccio ai servizi sociali e sanitari, ma allo stesso modo ci sono dei comuni che non riescono ad informare adeguatamente le famiglie. Allora è un processo che va assolutamente invertito e pensiamo che questo protocollo possa essere il primo passaggio di diffusione di queste basi di riferimento. Da qui ovviamente intendiamo costruire anche altro, perché la preoccupazione principale delle famiglie con autismo, ma di tutte le famiglie con disabilità grave, è il dopo di noi, il durante e dopo di noi. In concreto organizzeremo degli eventi informativi, ma anche formativi, perché per esempio voi sapete e chi ci ascolta sa che spesso nella scuola trovare assistenti qualificati o docenti che hanno delle competenze è un po' difficile. Allora vorremmo inserire, oltre all'informazione, anche percorsi formativi dedicati alle famiglie, dedicati agli operatori, perché no, dedicati anche ai docenti di sostegno. Da lì poi anche proporre ai singoli comuni, agli ambiti sociali, proposte progettuali. Il progetto Informautismo che viene portato avanti è un'occasione per costruire conoscenza, consapevolezza e quindi poter mettere in campo azioni che devono riguardare appunto tutto il territorio regionale, riguardare il dialogo tra le politiche sanitarie e le politiche sociali per creare progettualità e quindi intercettare risorse che devono assolutamente essere messe a disposizione dalla Regione Abruzzo in un'ottica di programmazione per consentire a tutti i territori di dare risposte e quindi anche di creare diseguaglianza. È anche l'occasione, come ho ricordato in conferenza stampa, di ricordare lo slogan che abbiamo un po' richiamato in occasione della giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Ogni giorno è 2 aprile, quindi non ci si può ricordare delle problematiche sull'autismo solo nell'occasione della giornata sulla consapevolezza, ma farlo quotidianamente, costantemente e consentire a tutti i comuni, a prescindere dalle dimensioni, di essere informati, di conoscere e fotografare il proprio territorio e soprattutto di mettere in campo delle azioni che non facciano sentire le nostre famiglie mai sole.